Salve cari amici e buona giornata qui con la rassegna stampa edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Oggi 14 febbraio 2018. Questa è la prima edizione di oggi, cari amici. Un po' in ritardo, però meglio tardi che mai. No, no, come si dice. Iniziamo subito. Marco Cappato, giudici inviano atti alla consulta. Riconoscere il diritto di decidere se e come morire. I giudici della Corte d'Assise di Milano invece hanno assolto l'esponente radicale dall'accusa di aver rafforzato il proposito di Fabiano Antoniani. Smog, la Germania studia mezzi pubblici gratis, mentre Roma ripropone la strategia dell'anno scorso. Berlino risponde all'ultimatum dell'Unione Europea con una lettera che annuncia la sperimentazione in cinque città, ma è polemica sui costi. L'Italia si è limitata a rivendicare la nuova strategia energetica nazionale, di cui mancano diversi decreti attuativi. Come al solito, cari amici, siamo in ritardo. Macerata, dirigente PD invia fiori alle persone ferite da traini e riceve minacce di morte. No ai bastardi a casa nostra, gli hanno detto. Se inviti ancora quei bastardi a casa nostra, i fiori li metteremo sulla tua cassa da morto. C'è scritta su un biglietto indirizzato ad Antonio Rubino, ex responsabile organizzativo del PD in Sicilia e ora leader dei partigiani. Quando starete meglio, saremmo felici di ospitarvi nella nostra Sicilia, aveva scritto alle vittime del raid xenofobo. Bene, cari amici, ricordatevi sempre che è la madre degli stupidi e degli stolti, questi fascisti, questa gente che minaccia, che manda lettere di morte a persone che non hanno neanche il coraggio di farsi vedere, sono degli inutili esseri che non vale la pena neanche di badarci, anzi devono andare solo in galera. Restituzione Movimento 5 Stelle. Di Maio dice: ho sbagliato a fidarmi. Chiesti i documenti al Ministero, faremo vedere i bonifici. Il candidato Premier dice: noi abbiamo restituito decine di milioni di euro, gli altri si sono mangiate decine di milioni di euro. Alcuni degli esponenti del Mirino replicano. Borrelli dice: invenzioni su di me, mai tenute certe condotte. Anche Lezzi dice: c'è un clima da caccia alle streghe, ma per quanto mi riguarda tutto ok. Restituzione, sempre sulla restituzione del Movimento 5 Stelle, Grillo ha detto: ci sono rimasto male, ai 10 accusati regalo un libro, come smettere di fare schifo, e questo è vero. In fondo abbiamo donato 23 invece di 24, ha detto, ma dovete capire che queste 10-12 persone, chi sono non lo so, hanno una malattia che si chiama sindrome compulsivo di donazione retroattiva ed io la conosco bene questa sindrome perché colpisce anche molti genovesi. Ci siamo rimasti male, voglio dire, anche io ci sono rimasto male, tanti attivisti ci sono rimasti male, vorrebbero andare sotto casa di questi e far casine. Comunque lasciate stare, dice Beppe Grillo. Ed ha ragione, perché sono pochi elementi in questa vicenda che sta creando un po' di casini, ma serve soltanto per cercare di mettere al tappeto il Movimento 5 Stelle, ma non ci riusciranno. Perché fino a questo momento, da quello che sappiamo, da quello che è stato detto e ci è stato detto, solamente il Movimento 5 Stelle ha ridato indietro un sacco di soldi. Gli altri partiti cosa hanno fatto? Anzi, si fanno anche i viaggi gratis a spese nostre, cari amici. Quindi pensate bene quando andate alle urne, pensate a chi votare. Cari amici, con questo è tutto. Abbiamo finito qui per oggi questa prima edizione della rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.